Buongiorno ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio di Legend of Zelda Skyward Sword HD su Nintendo Switch. Benvenuti nell'episodio dove andremo a tuffarci lì dentro. Abbiamo sbloccato nello scorso attraverso questa torre, attraverso la lira della dea e Fei cringissima, o Fai cringissima, non so come pronunciarla, che cantò la parte di Zelda con quella voce meccanica. Cristo, che paura. Comunque, per iniziare, come al solito, vi ricordo, link utile in descrizione e la domanda del giorno. Ragazzi, oggi è una domanda basata sulla Triforza. Sappiamo che la Triforza, grosso modo, è affidata a Ganondorf, Link e Zelda. Quale pezzo preferite? Forza Ganondorf, intelligenza, saggezza per Zelda, oppure coraggio per Link? Quale pezzo preferite? Fatemelo sapere. Io forse preferisco quella di Link. Ma ho visto che molta gente adora quella di Zelda e non sono totalmente sicuro del fatto che nessuno possa scegliere Ganondorf. Anzi, sono sicuro che qualcuno prima o poi lo sceglierà. Comunque, tuffiamoci qua. Proseguiamo il percorso verso la fine del gioco. Siamo a buon punto, a dire la verità, eh. Tornadi. È uno di quelli che ha preso tipo Zelda, se non di conoscenza. Inizio del gioco. Certo, quello era fatto da Ghirahim ed era leggermente più forte. Vediamo questo luogo nuovo. Interno di Cumulo Nembo. Cumulo Nembo, si chiama così? Sì. Oh, shoot. Ma cosa sono queste creature? Bro, cosa siete? Sono tipo insetti, che schifo. Fate stra schifo. Aspetta, che cos'è quella? È tipo una torre simile a quella che abbiamo sbloccato prima oltre nuvola nello scorso episodio. What? Aspetta che mi lancio qua. Ah, fighissimo. Link, mio signore, fai il rapporto. Quest'isola è già nella mia banca dati. Il suo nome è Isola delle Melodie e confermo che si tratta di un luogo che la dea ha lasciato per voi. Tuttavia ignoro come possiate accedere agli edifici innanzi a voi. Suggerirei di perlustrare i dintorni. What? Potevo interagire con questo? Aspetta, posso leggere? Giusto? Ruotare il piedistallo centrale per ricomporre il ponte che conduce alla torre dell'Isola delle Melodie. Va bene. Posso interagire in qualche modo? Non sembra. Secondo me devo spingerlo. Sì. Aspetta che cerco di capire una cosa. Il punto è... Ah, quindi questo segue questo. Quindi se io tipo lo spingo di lì... Il mio scopo è quindi metterlo dritto per accedere di là. Ok, sì, perfetto. Quello è bloccato. No, credo che debbo mettere... Ah no, aspetta, semplicemente basta che faccio un ultimo giro. E ho finito. Vediamo se riesco. Ok. No. E mi attiva questi due. Ok. Allora, facciamo così. Spingo ancora. No, ma anche facendo così non ha senso. Questi due vanno bene lì. Vanno super bene. Credo forse di riuscirci adesso, non lo so. Ok. Ok.
Ok, e sono teoricamente tutti allineati. Quindi adesso, cercando di colpire qua, posso allinearli tutti. Meno male che la musica qua è anche gradevole. Se no, porca miseria, sarebbe stato infernale stare qua sopra. Ed ecco qua. Super. Ovviamente qua ci sono uccelli belli. Ma no, non li posso buttare. E questo passaggio microscopico. Bellissimo. Attivato. Ho fatto qualcosa e ha funzionato. What? Che creepy quella faccia. Link, signore, fai il rapporto. Nell'istante in cui il potere celeste ha investito l'emblema, sono affiorate alla mia mente le parole della dea. Si tratta di un messaggio che per voi da parte sua. Prestate attenzione. Tu, che a trovare le fiamme sacre ambisci, alle mie parole presta ascolto e presele come guida agisci. Sono tre le fiamme sacre e altrettanti i sacri tesori da scovare. Se vorrai essere alacre, saranno tre le prove che dovrai superare. Ogni tesoro a una fiamma sacra ti condurrà. A te dono la melodia che della prima prova la via mostrerà. Nella foresta di Firone la prova inesorabile dovrai affrontare. Superarla senza indugi devi, se il tesoro vuoi inver meritare. What? Verde! Come Firone. Bello. No, vabbè, ma che figata. Il nome di questa parte è Coraggio di Farore. Vi guiderà nella ricerca, signore. Ha preso la parte Coraggio di Farore. Palesemente ispirata al verde della Triforza, il coraggio. Signore, per poter ottenere le fiamme sacre dovete affrontare le prove ed entrare in possesso dei tesori. Ho memorizzato la parte Coraggio di Farore. Ora sarà possibile localizzare il portale della prova con il rilevatore. Dirigetevi verso la foresta di Firone. Ok. Quindi me ne posso anche andare. Qua dovrò tornare ogni volta che devo imparare una nuova canzone, quindi... Fighissimo. Sì, credo proprio di sì. Bello però. Mi è piaciuto assai questo pezzo. Poi la musica suprema. Tutti gli effetti. Cosa succede se uso l'amiibo qua? Sono curioso. Bene, mio signore, questo accessorio amiibo è stato riconosciuto. Farete ritorno al vulcano di Holdin. No, ok. Che strano. Allora, da qua posso lanciarmi, giusto? E posso chiamare il Sol Kanubi. Ok, nonostante tutto, comunque, viene da me. What? Quella cosa arcobalenosa è stranissima. Sarebbe bello se, tipo, tornassi oltre nuvola e al posto di avere il mio Sol Kanubi avessi uno di questi. Ma sai che figata estrema sarebbe. A parte che è un essere incredibile. Allora, destinazione foresta. Eccomi qua. Perfetto, siamo arrivati. Allora, qui abbiamo il vulcano.
Mentre lì col verde abbiamo la foresta. Adesso iniziano anche gli uragani, i tornadi e che palle. Dobbiamo stare molto attenti. Non per altro, ma che non so cosa facciano. Magari mi fanno cadere di sotto e quindi diventa lungo tornare su. Cioè sì, fighissimo che io adesso debba andare qua, ma poi dove devo andare? Perché mi ricordo che c'era una porta poco prima del saggio e della quest, che era praticamente chiusa e aveva il simbolo sulla porta, uno dei simboli della Triforza, non della Triforza, del scusa, di quello che... Oh, aspetta, adesso ve lo faccio vedere. Allora, Belvedere, interno della foresta, davanti al santuario. Proprio interno della foresta. Non mi ricordo qual era il teleport per il saggio. Wow, sono cambiati i nemici. Link, mio signore, fai rapporto. Avverto in questa zona l'aura del portale della prova. Suggerisco di usare il rilevatore per determinarne l'ubicazione. La melodia Coraggio di Farore, appresa all'isola delle melodie, vindicherà la via. Lo vedete? Pericoloso. Mi piace. Allora, dobbiamo tornare indietro, credo. Ma non sono così tanto resistenti, a dire la verità, eh. Qua c'era l'ubicazione per tornare in cielo. Torniamo un attimo in cielo, perché non è questo. Non era il Belvedere, era prima. Che figa questa ora così. Non l'avevo ancora utilizzata, mi sa. O forse l'avevo utilizzata tipo mezza volta. Ma mi trovo al centro da qua? Ah, ok, sì. Mi trovo abbastanza vicino. Scendiamo. Ok, super. Dove vado? Allora, nella foresta, Belvedere, interno della foresta e davanti al santuario, no. Quindi andiamo qua. Voglio vedere se ho ragione io, senza usare la melodia e senza usare il rilevatore. Allora, il posto è giusto. Che dovrebbe essere... Ah, ecco sì, era qua. Salendo di qui. Eccolo lì. Non ho con me praticamente nulla. Che molesto, madonna. Però vedete, non c'è nulla disegnato qua. La porta è sigillata. Oh, ma dai. Proviamo a suonare la melodia. No, non funziona così. Qui, mi segna qua. Mi segna che la prova sia lì. Strano. Spacchiamo la porta. Spacchiamo la porta. Non posso farci nulla. Quindi mi segna che è di qua. Aspetta, eh. Non riesco a tagliarla. Ok, uno. Due. E tre. No, non l'ho presa. Puoi affrontare tutti i boss che vuoi, ma contro queste piante avrai sempre problemi. Tratto da una storia quasi vera. Inveggia. Ok. Dov'è? Oh, non c'è più neanche il saggio, tra l'altro. Ma quanti sono? Madonna santa.
Dove dovrebbe essere quindi la prova? Scusami. Qua. Ok. Va bene. E siamo arrivati. Tu muori. Madonna, è resistente. Fatto. Qui? Nell'acqua? Come si nuota? Come faccio a scendere sotto? Non mi viene spiegato. Però vai, mi prende. Nah. Devo tornare al santuario della dea. Qua. Va suonata qui. Ok. Wow, eccolo qui. Che figata. È stranissima. Creepy. Fa paurissima. Il canto del coraggio di Farore e il suono della vostra lira hanno causato l'apparizione di un glifo, mio signore. Probabilità che si tratti del portale della prova, citato dalla statua della dea sull'isola delle melodie, 90%. Ponetevi al centro del glifo e conficcate la spada. Come la conficco? Così. Ah, mi teletrasporta! Mio signore Link, non posso accompagnarvi, parlerò direttamente al vostro cuore. Oltremondo, la dimensione dello spirito è raggiungibile solo dal prescelto della dea. Quello che vi attende è l'oltremondo di Farore, una prova per assaggiare la solidità del vostro cuore. Dovrete abbandonare la dimensione materiale e affrontare la prova dello spirito. Per trovare la fiamma sacra con la quale riempire, ritemprare la vostra spada, dovrete ottenere una grande crescita spirituale. Cos'è? Hai ottenuto il ricettacolo dello spirito, una pianta misteriosa che rappresenta la tua anima. Avrete superato la prova quando il ricettacolo sarà pieno e il vostro cuore sarà temprato. Allora riceverete dalla dea una nuova forza. Per riempire il ricettacolo dello spirito dovete raccogliere lacrime di Farore presenti in questo mondo. Adesso ne avete una che brilla proprio davanti a voi. Ecco una lacrima di Farore, dovete raccoglierne 15. Non si tratta di un compito così semplice, dovrete affrontare una vera e propria prova. Appena farete un passo fuori da quella zona, verrete inseguito dai guardiani. Shoot. Se verrete colpito anche solo una volta da uno dei guardiani, il vostro spirito andrà in frantumi e fallirete la prova. Raccogliete le lacrime e riempite il ricettacolo dello spirito senza farvi colpire. No. Non mi ripetere niente. What? Che ansia. Ha il potere di paralizzare i guardiani, ma solo per 90 secondi. Come? Ah, ok. Questo cos'è? Hai ottenuto un frutto di luce. Indica la posizione delle lacrime per 30 secondi. Wow. Vabbè, questo è rotto. Broken.
Corriamo, 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 corriamo. Speriamo che non mi veda. Mamma mia, sta prova è bellissima. A me ste cose un po' a tempo che ti fanno venire l'ansia mi piacciono un sacco. Qua però se non sto attento. Porca miseria. I secondi li vedo sul fiore, vero? Suppongo. Link, che succede? Che c'è? Il liquido davanti a voi viene chiamato delatore. È una zona particolare. Se anche la sfiorerete con un piede, i guardiani vi scopriranno all'istante. Troverete spesso queste aree. Fate attenzione a dove camminate. Mi stai dando troppe informazioni comunque. Io voglio scoprirle queste cose. Voglio morirci. Voglio rimpiangere di aver iniziato questo gameplay. No vabbè, scherzo. No, quello no. Magari no, è troppo. Ma io non lo so dove sono i secondi. Niente, per 90 secondi li paralizzate. E va bene. E fino a qua figo fighissimo. Oh shoot. Ok, saliamo qua. Ci sono. Cos'è questo? Hai tenuto una magatama oscura. Simile alla magatama sembrata unicamente una forma per trovare solo in determinati luoghi. Ok. Abbiamo quasi finito il Pokédex delle cose. Come lo chiamo io? Oh, guarda cosa c'è qua. Questo sarà difficile, eh. Ok, torniamo su. Ok, ok. Dai, 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 dai Link che sei il migliore. Super. Dai Link. Dai Link. Su, su. Ok, 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 ok. Super, ce l'abbiamo. Ah, oh, ce n'è uno qua. Eccola qua. Però prima di scendere. Oh, ma non mi vedono. Io sto continuando ad andare dove mi pare. Boh, ok. Oh, shoot. È questo? Questa la tengo per ultima. Col cavolo che rischio. Credo mi abbia visto. Mi ha preso? No, non è che mi ha preso. Che ansia. Ah, basta che ne prendo un pezzo e resetta la cosa. Ma che cavolata. Pensavo fosse molto peggio. Ce n'è uno là però. Ecco, passare qua potrebbe essere difficile. Ah, c'è ancora quello difficile là che voglio ignorare. Poi c'è quello lì che mi sembra mediamente facile da raggiungere. Sì. Ah, ecco dov'è, è lì. Ok. Cristo santo, no. No. Brutto. Easy. Easy. Bene, adesso ci manca soltanto l'ultimo pezzo. Penso.
L'abbiamo finito. Quindi posso anche rischiarmelo qua. Fatto. Hai raccolto tutte le lacrime di Farore. Il tuo cuore è temprato. La prova non è terminata finché non tornerai al mondo reale. Dirigiti cautamente al portale per superare definitivamente la prova. Ah, ok. Va bene. Io pensavo finisse qua, invece no. Che meme. Ok, allora. Il portale si trovava esattamente di là. Siamo attenti. E qua mi sento in trappola. Qua mi sento un botto in trappola. No, la strada non è da qua. Io mi ricordo che qua c'era una pianta, tipo. Ma probabilmente mi ricordo male io. È tutto chiuso. Da dove salgo? Ah, da qui. Ok. Il portale è a fianco al tempio. Giusto? Il tempio dove sta? Aspetta, guardiamo la mappa. Tecnicamente il tempio è qui. Io mi ricordi. Giusto? Sì. Dovrebbe essere il tempio. Quindi io dovrei passare da qui. Da lì. Sperando che non mi sgamino. Perché se mi sgamano adesso con 15 di queste e devo rifarmi tutto da capo, sono un babbo. Potrei farcela? Sì. Super. Eccomi qua di nuovo. Quindi hai detto che questa è la zona giusta. Fatto. Prima prova completata. Prova così impossibile invece. Fattibilissimo. Ecco il fiore che sboccia. Nice. Hai ottenuto la scaglia del drago d'acqua. È uno dei 3 sacri tesori lasciati dalla dea e ti permette di nuotare in apnea e di effettuare un turbine sott'acqua. Figo. Il fatto che mi permetta di nuotare è tanta roba, perché significa che posso finalmente esplorare. Aspetta però No, no, devo... C'è la zona acquatica adesso. Congratulazioni, mio signore. Avete superato con successo la prova. Avete acquisito la forza necessaria per cercare la fiamma sacra. Questa scaglia del drago d'acqua è una delle eredità lasciate dalla dea. Grazie alla forza del grande spirito del drago d'acqua potrete immergervi in profondità. La fiamma si trova da qualche parte nella foresta, mio signore. Ipotizzo si tratti di un luogo dove ancora non siete vi siete recato. Esattamente dove c'era l'acqua prima. Uè, broski! Ma sei riuscito a tenere la scaglia del drago d'acqua. Con quella potrei nuotare liberamente come un drago vola, come un drago che vola nel cielo. C'è ancora un luogo in cui non sei mai stato, qui nella foresta. Usa il potere della scaglia per trovarlo, no? Non è che devo usare il potere dell'acqua per trovarlo. È che io teoricamente so già dove si trova. Ah, qua, ok. What? Ecco tipo... Giusto? Devo andare qua? Io non lo so, sto andando tipo a caso. Oh, una bolla di ossigeno. Nice. Devo andare lì? No. La strada credo sia giusta. Cioè, è obbligatoria, quindi non c'è molto da essere sbagliato o giusta. Però, sì, è giusta. Dove mi porta? No, che figo! No, di nuovo quei pesci. Li odio. Interno del grande albero. Ok. No. Sbagliato. Andiamo su in superficie. E torniamo su. Ma siamo sicuri che ci possa arrivare? Sì.
Ci posso arrivare. Ok. Devo sfruttare in qualche modo il vento per dondolarmi. Vai che esplode, vai che esplode. No, non esplode. Neanche volendolo. Aspetta. E se ti mando l'insetto? E se invece... Nice. Ok. Quindi tecnicamente l'idea è giusta. Ok. Ma che ci andiamo? Ora! No! Ok, non è stata la cosa più saggia. Proviamo a risalire. Dai, dannato Boblin. Cioè, devo seriamente fare quello che penso. Te la meriti, eh. Si è buttato. Che scarso. Guarda come dondola, guarda come dondola. Ok. Adesso suppongo uguale a prima. Ok. Più forte. Cioè, questo è il sogno di ogni bambino praticamente. Avere una sorta di aspirapolvere che ti fa dondolare velocissimo. No! No! Non mi puoi dire questo. Non posso fare il turbine ancora. Parlavano di questo turbine bellissimo. Va bene. Lo apprezzo. Molto figo. Vabbè, almeno adesso meno male non c'è il Boblin. Uno. Due. Tre. E quattro. Che ci siamo. Ok. Ok. Andiamo ancora. Ok, perfetto. Bastava semplicemente prendere un po' il timing. Ogni volta saltare in sto gioco e prendere bene le distanze è difficile. Ma c'è un motivo per cui ho fatto tutto sto puzzle? A parte salire qui. Che è sta roba? Oh, nice. Ah, sì, sono tipo le chest nel gioco. Ma non sei qua. Oh, shoot. No, 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 no. Ecco perché mi hanno fatto prendere... Così impari. Sinistra, sinistra. Uff, meno male. Stavo di cadere. Quanti sono? Uno. Due. Ma muore? Sì. Ah, proprio one shot. Preso, cecchinato. Aspetta. Voglio provare così. Funziona? Oh, porca miseria, mi stanno massacrando. Stanno massacrando. Adesso se ne sono andate. Aspettiamo qua. Ah, è ricresciuto il fiore della stamina. Ok. Andiamo qua. Ma cos'è sto rumore molestissimo? È qualcuno che ha fame, secondo me.
Cioè, perlomeno sembra qualcuno che abbia fame. Devo risalire. Praticamente stiamo risalendo tutto l'albero. Wow. Che Cristo è? Vai. Bombardamento. Adoro. Super F comunque per l'amico, eh. Sembra tipo una rana. Ma cosa suoni? Sì, avevate ragione, bisogna puntare per fare il colpo di grazia. Mio. Può sempre tornare utile. Anche questo strumento qua dentro. Non c'è nulla. Sì, c'è questa. Praticamente mi sto facendo tutto il gioco senza scudi, senza niente. Easy. Qua cosa c'è? Qua ci si butta. Ah, siamo ancora qua, ok. Siamo in una zona figa. Mi piace. Il suono si sta facendo sempre più insistente. Wow, eccoci. Siete giunti in cima all'albero. Osservando l'aria circostante da qui, dovreste poter riconoscere le zone che non avete ancora esplorato. Mio signore, guardate. Avete trovato un altro membro di Kyuri? Probabilità che il russare di questi esemplari corrisponde ai rumori percepiti poc'anzi, il 90%. Amico mio. L'ho missato. Posso svegliarlo in qualche modo? Sì, l'ho svegliato. Let's go. Chi osa disturbare il mio sogno? Per tutte le foglie di tema, tu sei un umano. Io sono l'eremita custode della foresta. Non so come hai fatto ad arrivare fin qui, ma dimmi un po', riesci a vedermi? Ma che sfrontato. Non riescono a vedermi nemmeno i miei simili, i Kyuri. Comunque sia, che ci fa un umano da queste parti? Dov'è la fiamma? Oh, stai cercando la fiamma per rafforzare la tua spada perché devi andare a cercare un'amica? Quindi sei un umano che non solo mi vede, ma cerca pure la fiamma. Quello che sto per dirti deve assolutamente restare tra di noi. Ok, lo prometto. Ti dirò tutto. La fiamma di cui sei in cerca deve senz'altro essere la fiamma di Farore. La fiamma di Farore, essa risale ai tempi remoti, quando la dea viveva tra noi. Fu affidata al grande spirito che regna sulla foresta di Firone, il drago d'acqua. Narra che sia stata lasciata dalla dea per colui che sarebbe arrivato dal cielo un dì. Pensandoci bene, potresti essere proprio tu. Ottimo, direi che potresti andare da lei, dal drago d'acqua. Oh, figo. Quella zona è quella dietro la porta. A sud della foresta si trova un grande lago. Lì risiede il drago d'acqua, quello che protegge la fiamma. Ma c'è un però. L'ingresso che conduce al lago è serrato per impedire l'accesso agli intrusi. Per tua fortuna, io posso svelarti come aprirlo. E vedi, lì manca il cerchio. Il simbolo ritratto sul cancello deve essere inondato di potere divino. E dell'altro, al simbolo manca una parte, deve quindi essere completato. Per sapere che aspetto alla parte mancante, dovrei cercare un simbolo identico a quello del cancello. L'opposto del sud mi risulta sia il nord. Provo a cercare da sulle parti... dalle parti di questo segno X. Ok. Perfetto. Ok. Ok. Buon viaggio e fai attenzione. Aspetta un attimo. Dimenticavo di dirti una cosa. Il drago d'acqua è una tipa molto fiera. Stai attento a come le parli. Ma una fiera. Se la offendi è capace di strizzarti come una bustina di tè usata.
Non dirle per nessunissimo motivo che ti ho parlato della fiamma di Faraore, capito? Non ho alcuna intenzione di aromatizzare le sue tisane. E faresti meglio a contarti le parole in bocca quando le parli. Resterò qui a riposare. Allora. Ok. Vede letteralmente tutto. Quindi il nostro luogo è lì. Eccoci qua. Sì, il nostro luogo è là. Il simbolo già lo conosciamo in realtà. Quindi non ho bisogno io. Sì, è di lì. Eccolo là. Corriamo. Non c'è bisogno di fare il giro da qua. Oh, si sono già rigenerati gli alberi. Madonna, veloci. Saranno bambù. Eccoci qui. Quindi come funziona? Cosa devo fare? Traccia. Ah, fico, devo fare il cerchio. Giusto? Nice, bel cerchio, eh. Sì, funziona. Molto nice. Perfetto. Signore Link, probabilità che la fiamma si trovi in questo lago 80%. Infatti, noi ci andremo. Ma per ora direi di chiudere qua l'episodio. Ci vediamo nel prossimo. Ricordatevi, domanda del giorno e link utile in descrizione. Alla prossima.